Urne aperte in Repubblica Ceca per le elezioni presidenziali. Venerdì e sabato gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente che prenderà il posto del capo di Stato uscente Milos Zeman. L'apertura dei seggi è stata preceduta giovedì dal voto nei drive-in delle persone costrette in isolamento per il Covid. 8 i candidati in lizza e 3 i favoriti, a partire dall'ex primo ministro, il populista miliardario Andrei Babiš, fresco di assoluzione dalle accuse di corruzione nel cosiddetto caso il nido delle cicogne per l'impiego illegale di finanziamenti europei. Il secondo favorito è il generale in pensione Petr Pavel, ex presidente del Comitato Militare della NATO dal 2015 al 2018. Terza l'ex rettrice dell'università, l'economista Danuše Nerudova. Quasi sicuramente ci sarà un secondo turno in cui i due più votati si sfideranno al ballottaggio il 27 e il 28 gennaio. Alla vigilia dell'apertura dei seggi un quarto degli elettori risultava ancora indeciso su chi votare. Sono circa 8,3 milioni gli elettori chiamati alle urne.